Il progetto Ambulanza del Mare Estate 2022 sul territorio della provincia di Pescara. Tempo di bilanci senza alcun dubbio lusinghieri. Nelle giornate di sabato e domenica, dal 18 giugno al 21 agosto e nella giornata di Ferragosto, effettuati 49 interventi, dei quali 15 da equipaggio base, soccorritori, 34 da equipaggio India con infermiere, 34 sulla fascia litoranea, 0 su Città Sant'Angelo, 7 su Montesilvano, 19 su Pescara Nord, 8 su Pescara Sud, 15 fuori dalla fascia litoranea, 20 utenti ospedalizzati, 14 utenti non ospedalizzati. L'obiettivo dunque è stato centrato, intasare il meno possibile il pronto soccorso. Riccardo Padovano, presidente Confcommercio Pescara. Lo abbiamo fatto con l'obiettivo di partire il sabato e la domenica in una postazione, poi nel mentre ci siamo accorti che questa postazione funzionava, abbiamo fatto un ulteriore sforzo e quindi l'abbiamo anche decentrata un'altra postazione a Porto Nuovo nei Vigili del Fuoco. Ringraziamo i carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto, il 118, il dottor Lupi e tutto lo staff della ASL. Deve essere anche uno stimolo del comune di Pescara perché la bandiera blu tiene conto anche di questa iniziativa. L'anno prossimo noi ci auguriamo A di mettere a disposizione l'ambulanza per un periodo che va dal 1 giugno al 5 di settembre, durante la balneazione. B, che sul territorio di Pescara, sia a Pescara Nord che a Pescara Sud, ci possa essere una postazione fissa, cioè una struttura fissa. In quella circostanza ci sta una struttura infermieristica dove c'è il medico, l'infermiere. Tante sono state le finalità centrate con questa iniziativa, su tutte, no, quella di gravare meno sul pronto soccorso, come dicevamo poc'anzi. E questo è l'obiettivo. L'obiettivo era quello di gravare meno, quindi come avevo detto prima, 14 unità non si sono recate al pronto soccorso, 49 interventi fatti. Diceva pure prima il dottor Lupi che a volte si sono serviti anche della nostra ambulanza per servire all'interno. Questo era l'obiettivo e ci siamo riusciti.